Un cordiale buon pomeriggio e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale. In apertura andiamo a Pettorano sul Gizio, in provincia dell'Aquila, dove è stato trovato morto in casa nella notte scorsa un 56enne di origini kosovare. Dalle prime informazioni sarebbero stati rinvenuti segni sul collo provocati probabilmente da un cavo del telefono. L'ipotesi più probabile è quella di un omicidio. Vediamo il servizio di Alfredo Primante. È giallo sulle cause della morte di Adam Beriscia, 56 anni, operaio edile di nazionalità kosovara, trovato senza vita nella sua casa nel centro storico di Pettorano sul Gizio. L'uomo, secondo le prime informazioni trapelate dagli investigatori, presenta segni di strangolamento sul collo che potrebbero essere stati provocati da cavi del telefono. L'ipotesi più accreditata al momento è quella di un omicidio, anche se resta in piedi la possibilità che si sia trattato di un gesto di autolesionismo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castelvisangro e il nucleo investigativo provinciale dell'Aquila, che stanno cercando di ricostruire cosa possa essere avvenuto attorno alle 3 di questa notte, prima cioè che il figlio di 30 anni di Adam Beriscia lanciasse l'allarme. Il cadavere del 56enne ora è a disposizione dell'autorità giudiziaria ed è stato già oggetto di ricognizione cadaverica nella notte da parte dell'anatomopatologo Ildo Polidoro, in attesa che la procura di Sulmona affidi l'incarico per l'autopsia. Stando alle primissime informazioni, Adam Beriscia era molto conosciuto in paese e ben integrato da un trentennio nella comunità di Pettorano. Si era trasferito da poco nella casa in cui ha trovato la morte perché necessitava di un alloggio più grande per ospitare il figlio con la compagna partoriente ed il nipotino. La moglie di Beriscia invece è rientrata nel loro paese d'origine, il Kosovo. Da quello che raccontano i vicini di casa, non sarebbero mai stati uditi litigi, mai problemi in paese. Un uomo che viveva di casa, lavoro e famiglia e che non aveva apparentemente alcun tipo di problema. Cambiamo argomento e parliamo ora di lavoro spiragli per una soluzione della vertenza Riello. Dopo la riunione al Ministero, come conferma anche l'assessore regionale Quaresimale, è emersa la possibilità di trovare acquirenti per una riconversione industriale del sito di Villanova di Cepagatti. Paolo Renzetti. Si è aperto uno spiraglio concreto per la cessione dello stabilimento Riello di Villanova di Cepagatti dopo la decisione dei vertici aziendali del gruppo di dismettere e trasferire la produzione negli stabilimenti del Nord Italia in Polonia. E questo quanto emerso dalla prima riunione del tavolo nazionale della vertenza che si è tenuto al Ministero dello Sviluppo Economico a Roma su richiesta dell'assessore regionale al lavoro Pietro Quaresimale, che conferma ai nostri microfoni una parziale apertura della proprietà. Abbiamo fatto questa riunione al MISE, c'è stata un minimo di apertura rispetto a qualche settimana fa da parte dell'azienda, sicuramente sarà attivata la cassa integrazione, che è sicuramente un ammortizzatore che riduce un po' l'impatto rispetto ai tanti lavoratori che appunto lavorano alla Riello, ma soprattutto loro sono intenzionati a nominare un advisor affinché si possa aprire una trattativa per eventuali potenziali acquirenti. È stato fatto sicuramente un passo in avanti, rimane sempre una vertenza su cui siamo attenti e puntiamo come Regione Abruzzo, mettendo in campo tutte le misure di nostra competenza, però devo dire che ieri, rispetto, come dicevo, alle altre riunioni, i vertici dell'Ariello hanno fatto un minimo di apertura, quantomeno la disponibilità a vendere il sito e la disponibilità alla reindustrializzazione dell'azienda, quindi sicuramente è una notizia positiva. Sicuramente noi cercheremo insieme a Confindustria, insieme al Ministero, di dare una forte accelerazione, però è importante che tutti gli operai, i dipendenti possano beneficiare di questa cassa integrazione che ci permette di avere un tempo maggiore rispetto al 15 novembre, che sarebbe la data di licenziamento dei 70 dipendenti. In questo arco di tempo in cui comunque i lavoratori continueranno ad avere un'indennità, cercheremo di trovare delle soluzioni. La regione è vicina a queste persone, alle tante famiglie che stanno dietro a queste persone. Faremo in modo di trovare un imprenditore che possa investire su quel sito, che sicuramente è importante non solo per Cepagatti, ma per l'intera regione Abruzzo.
Cambiamo ancora argomento, mentre continuano le polemiche per lo spostamento dell'hub vaccinale di Via Tirino a Pescara, nell'outlet Village di Città Sant'Angelo, il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Blasioli chiede chiarezza a Regione ed ASL sulle modalità di somministrazione della terza dose per i più fragili. Servizio. Ho scritto una nota al presidente Marsilio, all'assessore Verì e all'ASL di Pescara, per chiedere che esca una comunicazione chiara sulle terze dosi dei vaccini. Secondo il consigliere regionale del PD Antonio Blasioli, c'è stata confusione nella comunicazione delle modalità di somministrazione della terza dose in provincia di Pescara. Una polemica nella polemica, perché ad aggiungersi al disorientamento dei fragili che da prima dovevano essere contattati, poi si sarebbero dovuti registrare ed ora possono accedere liberamente alle somministrazioni, c'è tutta la querela che riguarda la localizzazione del hub vaccinale dell'area metropolitana pescarese, nel frattempo spostatosi dal capoluogo in via Tirino a Città Sant'Angelo, all'interno dell'outlet Village nei pressi del casello A14 di Pescara Nord. Un posizionamento difeso a spada tratta dal sindaco angolano Matteo Perazzetti, ma contro il quale si è schierato anche il primo cittadino di Pescara Carlo Masci, che continua a chiedere il ritorno del centro vaccinale nel perimetro di Pescara, indicando tra le soluzioni la stazione di Porta Nuova o il distretto sanitario di Via Riosparto a San Donato. Anche per Antonio Blasioli la scelta di spostare il polo vaccinale a Città Sant'Angelo da parte di ASL e Regione Abruzzo non è stata felice, soprattutto perché sta mettendo in difficoltà proprio i più fragili, cioè le persone più anziane ed i disabili. Per gli anziani, che spesso sono soli, e per le persone fragili che devono essere accompagnate, recarsi all'Outlet Village di Città Sant'Angelo è sicuramente un sacrificio, anche per le difficoltà di collegamento che ci sono proprio in questi giorni. Quindi facciamo due appelli alla Giunta Marsilio, all'assessore Verì in particolare e alla ASL di Pescara. Primo, una comunicazione chiara. Bisogna capire chi oggi può fare i vaccini, quanto tempo deve decorrere dalla seconda dose, chi si può recare a fare questi vaccini e soprattutto, se non è il caso, da parte dell'ASL di Pescara di fare chiamate telefoniche, visto e considerato che hanno le prenotazioni e sanno i tempi di chi già si è vaccinato fino ad oggi. Restiamo in ambito sanitario. La NAO, Assomed della ASL di Teramo, il principale sindacato dei medici ospedalieri, chiede nuovi modelli organizzativi nel futuro ospedale teramano a sostegno del personale medico femminile in Abruzzo, considerando i medici con meno di 65 anni, il 51,4% è donna, il sindacato ritiene prioritaria la creazione di asili, nidi e nelle nuove strutture ospedaliere. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. Nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, considerando i medici con meno di 65 anni, il 54% è donna. Una tendenza confermata anche in Abruzzo dalla NAO, che è il principale sindacato dei medici ospedalieri. Gabriella Marini, segretaria aziendale a NAO Assomed per l'ASL di Teramo, ricorda che le donne sono la maggioranza del personale e dunque è necessario pensare a nuovi modelli organizzativi nei luoghi di lavoro dove si erogano cure. Una richiesta che dovrà essere presa in considerazione in questo preciso momento storico nel quale si progetta la realizzazione del futuro e moderno ospedale teramano. Il nuovo ospedale potrebbe rischiare di essere una, come la quinta teatrale, di essere un bello spazio ma disabitato. Per essere attrattivo, considerando proprio la prevalenza delle donne medico, soprattutto in una fascia di età che ben si concilia con la maternità, per essere attrattivi è necessario che un ospedale abbia un nido aziendale, una scuola materna, importante anche un baby parking, perché laddove ci si trova i genitori frequentano la stessa struttura o fanno un lavoro uguale, hanno necessità per affidare i figli di avere un posto che sia interno all'ospedale dove durante il cambio turno poter gestire anche la situazione familiare. Ovviamente accanto a questo deve esserci una mensa sia per i lavoratori che per gli ospiti e parcheggi adeguati, perché non dimentichiamo che l'ospedale deve avere una viabilità adeguata. Se vogliamo fare un'opera importante deve essere facilmente raggiungibile sia in macchina che con mezzi pubblici. Secondo lei le donne fanno poca carriera proprio per questa difficoltà e mancanza di infrastrutture? In maniera atavica le donne hanno sempre dovuto operare delle scelte difficili e delle rinunce. Credo che lo
abbiamo nel DNA, come abbiamo nel DNA l'attitudine alla cura. Hanno sempre dovuto fare un passo indietro per la difficoltà di conciliare il lavoro con la famiglia. E questo è quello che chiediamo noi come sindacato, che ci sia una facilità maggiore ad accedere alla flessibilità d'orario, ai congedi parentali, e tutto questo perché spesso le donne che si allontanano dal lavoro per la maternità spesso vedono interrotta la loro progressione di carriera, non è previsto un affiancamento quando rientrano dal lavoro magari dopo una prolungata assenza. Noi siamo multitasking, questo lo sappiamo. Sappiamo fare più cose, le sappiamo fare bene contemporaneamente e devono darci la possibilità di farlo. Siamo alla politica. Il sindaco di Silvi, Andrea Scordella, ha azzerato le deleghe di giunta. Per la seconda metà del mandato potrebbe approdare a Palazzo di Città una squadra rinnovata. Vediamo. Questa mattina abbiamo provveduto all'azzeramento della giunta, un atto dovuto soprattutto per rivalutare e confrontarci con le forze politiche. Arriva anche l'ufficialità. Il sindaco di Silvi, Andrea Scordella, ha azzerato la giunta comunale. Una scelta che sembra controcorrente a quanto annunciato dallo stesso primo cittadino nei giorni scorsi, quando era pronto a firmare il patto per Silvi 2028. Una sorta di accordo stretto con i componenti della maggioranza, ad eccezione del gruppo Idea Cambiamo, che tra i militanti vede l'assessore al sociale e vice sindaco Fabrizio Valloscura, il quale per ora rimanda la firma dell'accordo. Questo è un patto che è stato firmato dai tre partiti maggioritari del centrodestra. Naturalmente attendiamo anche l'ultimo partito, che sta prendendo, diciamo, qualche giorno di riflessione, ma soprattutto per valutare quale sia il programma futuro. Ora c'è in programma un vertice con gli esponenti provinciali di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia per studiare le prossime mosse in vista delle nomine per formare la nuova giunta comunale. Naturalmente ci dobbiamo confrontare con tutti, non dobbiamo perdere di vista il bene primario che è la città di Silvi, e dunque oggi sono pronto a confrontarmi, a trovare delle soluzioni, ma soprattutto ad impostare un programma non solo per concludere questa legislatura, ma anche per intraprendere la prossima. Abbiamo atteso le elezioni e abbiamo aspettato, insomma, gli esiti dei ballottaggi. Oggi siamo convinti che bisogna intervenire anche per essere chiari. Il primo sindaco in forza alla Lega eletto in regione Abruzzo avrà 15 giorni per annunciare gli assessori, altrimenti potrebbero aprirsi scenari diversi da quelli annunciati nel patto Silvi 2028. Inaugurati a Pescara i nuovi locali del centro diurno per disabili, gestito in collaborazione con l'associazione Diversi Uguali. Il servizio. Oggi è una bella giornata per l'associazionismo, per la disabilità, c'è questa inaugurazione della nuova sede del centro diurno di Via Tavo a Pescara, amministrazione comunale che punta sempre di più sul sociale. Perché il sociale è fondamentale. Oggi c'è una nuova consapevolezza, c'è una consapevolezza che questi momenti anche di condivisione, questi momenti in cui oggi inauguriamo questo centro che è ormai storico, sono da oltre 10 anni che è qui, gli diamo nuova forza, un grosso in bocca al lupo a Gianna Camplone, che rappresenta uno dei nostri bracci operativi, che ci aiuta a svolgere questi servizi e dare assistenza a questi ragazzi che meritano il massimo aiuto. Oggi è veramente una bella giornata. Avete trovato nuovi fondi sul bilancio per il sociale e la disabilità? Sicuramente noi, oltre gli uffici, a essere molto bravi a trovare dei fondi anche al di fuori in Europa, anche fondi anche a livello nazionale, anche questa volta, come dicevi giustamente, abbiamo messo anche delle risorse nostre, perché riteniamo che sia anche importante anche incentivare ulteriormente. Tanto viene fatto, ancora di più deve essere fatto. È una giornata molto particolare per noi, che si aggiunge alla felicità e alla gioia che in 20 anni abbiamo avuto da tutte le parti. Io non posso dire che le persone ci sono state lontane, nelle istituzioni, nelle persone, nei cittadini, sono stati tutti con il loro amore vicino a questa associazione. È anche vero che io, come persona disabile anch'io, no? Però ho avuto una disabilità che non ho sentito, perché ho avuto tanti amici che mi hanno fatto vivere con le loro braccia e le loro gambe, anche se sto sulla carrozzella. Per cui ho ridato a tutti questi ragazzi del centro, dell'associazione, gli ho dato quello che io avevo avuto, una vita nella normalità. Oggi noi stiamo festeggiando un qualcosa di bello, perché l'azienda IKEA, senza che noi avessimo chiesto nulla, ci ha fatto un dono bellissimo.
ci ha allestito tutte le stanze che abbiamo qui per fare i laboratori ogni pomeriggio i nostri ragazzi. Siamo giunti alla pagina dello sport. In casa biancazzurra proseguono gli allenamenti in vista della delicata sfida di sabato a Siena, dove sarà assente lo squalificato Ianes e quasi certamente anche Dursi. Zappella suona la carica nello spogliatoio. Vediamo. Ma figlia di niente, figlia del fatto che abbiamo comunque cercato di rimetterla in piedi fino all'ultimo e niente, cercheremo ovviamente di dar di più nelle prossime partite, di essere un po' più solidi e niente, questo. No, la spiegazione se la so, non la so io. Il nostro obiettivo è quello di vincere tutte le partite, è quello sì di guardare la vetta, è quello di andare in campo tutte le partite come se fosse una battaglia, a cercare di vincere ed è quello che facciamo, non sempre ci riesce nei migliori modi, siamo una squadra forte, siamo una squadra che ha un potenziale altissimo, non ci manca niente rispetto ad altre squadre, anzi ci abbiamo tanto ancora da dare, da dimostrare a tutti e sono eventi spiacevoli questi che succedono a tutte le squadre, succedono alle migliori, purtroppo è un periodo che non ci girano bene le cose, ma sicuramente da parte nostra c'è impegno, c'è voglia, c'è voglia di riscatto dopo queste prestazioni, ma non vogliamo, ovviamente vogliamo vincere ogni partita. Guarda, io faccio quello che mi dice di fare il mister e al commento tecnico sicuramente non mi metto in mezzo, ci pensa lui a darvi le sue spiegazioni del fatto. Io faccio quello che mi viene richiesto, cerco di farlo nel migliore dei modi io come i miei compagni. Allungare la serie positiva, questo è l'obiettivo del Teramo che riceverà sabato al Bonolis la visita della vice capolista cesena Guidi Falaconta. Degli assenti, ascoltiamo Azio Osmanovic. E comunque prima di tutto volevo ringraziare la squadra comunque per avermi aiutato a fare il mio primo gol qua a Teramo. E comunque sì, comunque abbiamo fatto un primo tempo non ai nostri livelli, però comunque meno male che siamo riusciti a pareggiarla e alla fine pure se abbiamo cercato con delle occasioni di portarla a casa. Senti Cristian, io invece volevo chiederti se molto più prosaicamente te hai ringraziato Bernardotto, perché abbiamo detto guardando la partita spesso l'attaccante non segna e in quell'occasione può incaponirsi ad andare alla conclusione personale, invece vedi a zio Osmanovic e gli dà praticamente il pallone del suo primo gol lasciando se stesso a zero. Sì, ma comunque ho ringraziato subito Bernardotto, comunque pure a lui manca il gol, comunque gli stiamo tutti vicino, comunque tutta la squadra, speriamo che si sblocca pure lui il prima possibile, lo aiuteremo in tutti i modi per sbloccarsi e così che puoi continuare a fare gol. Comunque abbiamo incontrato pure una squadra che non merita quella classifica, una squadra comunque che gioca a calcio, una delle squadre comunque migliori secondo me che abbiamo affrontato fino adesso, che è una squadra che sa giocare bene a calcio e sapevano uscire. Comunque noi abbiamo speso pure tanto nella partita contro il Gubbio e abbiamo causato queste cose qua. Comunque era una squadra che in Grosseto è una bella squadra secondo me. Scendiamo di categoria, nel turno preliminare di Coppa Italia di Serie D il Chieti si arrende ai calci di rigore alla San Benedettese che così approda al prossimo turno. Vediamo. Il turno preliminare di Coppa Italia, dilettanti sorride alla San Benedettese che la spunta sul Chieti ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. La Samb brinda la prima vittoria stagionale, nel prossimo turno affronterà la vincente di Porto d'Ascoli o Notaresco. Spazio alle seconde linee per entrambi i tecnici, mister Lucarelli non abdica dal 3-5-2 ma stravolge completamente i protagonisti affidandosi in porta a Matteo Forti, uno dei protagonisti della promozione in quarta serie nella passata stagione, a centrocampo prima da titolare per l'ex Vasto Girardi Francesco Mele. In avanti spazio all'insolita coppia Baldè-Sapone. Non c'è Rodia infortunato, il quale salterà certamente gli incontri contro Castelfidardo e Vastese. Così come annunciato Donati, per lui già decisivi i prossimi impegni per salvare la panchina, lascia a casa diversi titolari ad eccezione di Mendicino in campo dal primo minuto, con lui in avanti Cum, Lisi e Travallini che agisce da trequartista. I primi a farsi vedere sono i padroni di casa al sesto minuto. Bene Pietrantonio sulla sinistra, il cross in mezzo finisce poi al limite dell'area dove Mele si coordina
ma la conclusione forte manca però di precisione e Bruno mette in corner. La risposta rossoblù arriva su azione di ripartenza. Impreparata la difesa nero-verde con Isacco in verticale che trova libero Mendicino. L'attaccante ex Lazio fa la scelta giusta nel servire Kum che ha sui piedi un rigore in movimento, ma l'errore del numero 7 è colossale. Sul proseguo dell'azione lo stesso Kum non riesce a fermare la corsa franando sul palo e la sua partita termina qui. Al suo posto entra Peroni. L'ex Matelica si rende subito protagonista di un episodio in area di rigore quando con un aggancio volante riesce a deludere la marcatura di Pietrantonio che lo atterra. Per il direttore di gara Cevenini di Siena si può proseguire. Il Chieti prova a riaffacciarsi dalle parti di Bruno con una delle poche accelerazioni di Baldé che riesce a trovare uno spazio tra le maglie della difesa ospite, ma il suo tiro da posizione defilata trova solo l'esterno della rete. Dall'altra parte ancora grandi praterie lasciate aperte dai difensori del Chieti, così ad approfittarne ancora una volta Mendicino, ma Peroni da pochi metri in precario equilibrio sparacchia alto sulla traversa. La partita non offre degli spunti particolari a parte tantissimi errori tecnici da entrambe le parti. L'episodio che però sblocca la contesa arriva poco prima del finale di prima frazione, calcio di punizione dalla sinistra di Lisi in area che trova la deviazione sfortunata di Dondoni con la sfera che trova una traiettoria beffarda su cui Forti non può nulla. La ripresa si apre al piccolo trotto per entrambe le squadre che provano a centellinare le forze in vista dei prossimi impegni. Il Chieti però ha un sussulto intorno al quarto d'ora quando Baldè in progressione solitaria trova il contatto in area di rigore con Lorenzoni. Per Cevenini nessun dubbio questa volta ed assegna la massima punizione. Ad incaricarsi della battuta il classe 2000 Sapone che realizza con una conclusione forte sotto il 7. Grande gioia per l'ex attaccante dell'Agnolese che brinda nel migliore dei modi alla sua prima assoluta con il Chieti. Ancora un'amnesia però difensiva potrebbe costare caro al Chieti pochi minuti più tardi. Troppo ampio lo spazio lasciato sulla sinistra dai neroverdi, pallone che arriva in aria ma prima Travallini e poi Lisi in rovesciata non riescono ad abbattere il muro eretto dalla difesa in ripiegamento. Tremano ancora i teatini al 40esimo, Lisi illumina per Lorenzoni con la difesa colpevolmente ferma a guardare un giocatore rossoblù a terra, ma il tiro del centrocampista è una via di mezzo tra un pallonetto ed un passaggio al portiere. Ai calci di rigore la spunta la San Benedettese grazie alle realizzazioni di Mendicino, Sirocchi, Sacco e Lisi che regala il passaggio del turno ai rossoblù, mentre per il Chieti fatale gli errori dagli 11 metri di Sapone e Viskovic. Chieti che esce comunque tra gli applausi dei pochi tifosi presenti all'Angelini, ma la mente è già la sfida interna contro il Castelfidardo di domenica. Nasce un nuovo corso di triathlon in Abruzzo. A presentarlo presso il Centro Sportivo Universo di Silvi Marina, la campionessa reduce dalle Olimpiadi di Tokyo 2020, Verena Steinhauser. Vediamo. Visita della campionessa di triathlon Verena Steinhauser quest'oggi presso il Centro Sportivo Universo di Silvi Marina, dove è stato attivato un corso dal titolo Nuoto Bici Corsa per ragazzi e ragazze dagli 8 ai 18 anni. Sono venuta io stessa ad allenarmi e posso proprio dire che è ottimale sia la piscina che la struttura che ha la palestra e tutto. E senza spostarsi più di tanto ci si può allenare in tutte e tre le discipline. Il triathlon classico, quello cosiddetto olimpico, si disputa sui 1500 metri a nuoto, sui 40 km in bicicletta e sui 10 km di corsa, ma tuttavia sono numerose le varianti delle distanze a seconda dell'età e delle caratteristiche tecniche. Il triathlon penso che potrebbe essere lo sport del futuro, specialmente per bambini e ragazzi, perché è completo, ti insegna a nuotare, la bici e la corsa completa il tutto. Il triathlon non è l'Ironman, specialmente per i bambini, parliamo di distanze molto più corte e deve essere un divertimento, soprattutto all'età giovanile. Quindi spero che vengano sempre più bambini e ragazzi a provare. Altoatesina di nascita, ma abruzzese di adozione, la Steinhauser è stata protagonista alle Olimpiadi di Tokyo 2020, facendo registrare l'ottavo posto nella staffetta mista, ma nel suo palmarès può vantare 7 podi in Coppa del Mondo. Mi porto tanta voglia di crescere e di fare meglio. Questa è stata la prima e adesso ovviamente la prossima, Parigi 2024, sarà il prossimo grande obiettivo dove non voglio andare a partecipare ma divertirmi un po' di più. Presente anche il tecnico della nazionale italiana di triathlon, Simone Mantolini, il quale non esclude uno stage di allenamenti proprio all'interno del centro sportivo. Magari sì, è un posto ideale per fare, diciamo, allenamento e raduni, vista comunque
la struttura che è veramente predisposta e diciamo anche l'esterno, quindi il mare vicino per fare nuoto in acque libere oltre al mare in piscina, e per correre perché c'è la pineta proprio di fronte alla struttura, e per andare in bici perché abbiamo, diciamo, oltre alla pianura c'è la collina, la montagna in un istante, quindi diciamo è proprio il posto ideale, e oltre al clima che tutto l'anno diciamo è abbastanza mite per allenarsi. Tutti i servizi che avete visto li trovate sul nostro canale social YouTube e al sito www.tv6.it. Vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Velò. Era la nostra ultima notizia. Grazie per averci scelto e buon proseguimento con i nostri programmi.